Sono momenti cruciali nella caccia all'uomo che si è scatenata nei boschi intorno a Montaldo di Mondovì nel Cuneese. Decine di carabinieri, anche con l'ausilio di un elicottero, cercano da ieri pomeriggio Sasha Chang, fuggito tra le montagne dopo aver accoltellato il padre, uccidendolo all'istante, e ferito mortalmente l'amico di famiglia che li ospitava. Sasha, 21enne, olandese, ha usato un coltello da cucina per ammazzare il padre, Shaifa, 62 anni, e poi ha ferito gravemente Lambertus ter Oost, medico 60enne, anche lui olandese, che da qualche anno aveva comprato una casa tra i boschi della Val Corsaglia, dove è presente una nutrita colonia di persone provenienti dai Paesi Bassi. L'uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale a Torino, dove a causa della gravità delle ferite riportate i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Il dottore era... Di più. Squisita e intelligente. Persona squisita, che si è ambientata benissimo qui nel nostro paese, come tanti altri olandesi che hanno la casa qui, e partecipava sempre a tutte le feste che facevamo qui in paese, e questa cosa ci ha colpiti in un modo tremendo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ieri pomeriggio è scoppiato un violento litigio tra padre e figlio, forse legato ai problemi psichici di cui soffrirebbe il ragazzo. Sasha Chang ha afferrato un coltello e ucciso il padre, ha ferito a morte Lambertus ter Oost, che aveva cercato di fermarlo, poi è scappato nei boschi che circondano la frazione Roa Piana e ha fatto perdere le sue tracce.